Candido Mantini è stato religioso passionista e qui nel convento della Scala Santa ha abitato gli ultimi 30 anni e ha esercitato il suo ministero di sacerdote, confessore e poi anche esorcista, e in questo ruolo è stato conosciuto. Questo è un ministero molto particolare perché si tratta di accogliere le persone che sono le più addolorate internamente, le persone che soffrono da parte del demonio, e molte volte questo è sconosciuto anche alla persona stessa, da che cosa derivi tutta la sua sofferenza. Ma accorrevano a lui anche tante persone che avevano molti bisogni spirituali. E quindi lui l'ha vissuto in prima persona, il dolore della malattia, ma anche la compassione per tutte le persone che venivano da lui. Ho conosciuto Padre Candido nel 1985-86, ancora insegnavo e quindi potevo venire alle sue messe, alle sue celebrazioni soltanto la domenica mattina alle 9, e questo che è il coro era pieno all'inverosimile. Io per poterlo vedere mi mettevo un po' su una di queste, come si possono chiamare, scanzie, e lui celebrava qui nella cappella di San Silvestro. Quando uno vedeva Padre Candido, almeno a me e alle persone che poi ho conosciuto, dava l'impressione di una serenità, di una dolcezza che poi lui ha sempre dimostrato. Era una persona profondamente umana e la sua umanità andava proprio d'accordo con la sua enorme conoscenza sia delle persone sia poi lui era un grande biblista, un grande scritturista. E io in quel momento avevo qualche problema sia di salute e andavo a salutarlo soltanto, e lui accoglieva sempre le persone con quegli occhi sereni. Padre Candido è tutto nei suoi occhi. Il grande privilegio che ho avuto è di poterlo vedere 24 ore prima, salutarlo 24 ore prima della morte, e sono andata accompagnata nella sua camera e il suo letto era basso, no? Mi sono inginocchiata per baciargli la mano e lui con le ultime forze, perché veramente stava molto molto male, ha alzato la mano quel tanto dal lenzuolo, quel tanto da poter segnarmi la fronte e dare il colpetto degli esorcisti. È stato quello l'ultimo saluto che ho fatto e che porto sempre nel cuore.